Bentornati amici ad una nuova puntata di Difesa Popolare promossa da Adicon, che è l'Associazione a Difesa dei Contribuenti Italiani. Ormai siamo diventati un riferimento per i contribuenti e per i cittadini italiani che ci seguono. La nostra è una informazione consapevole, è una formazione su come difendersi dalle azioni vessatorie spesso che provengono da Equitalia e dagli altri enti impositori. Il nostro obiettivo rimane quello di informare consapevolmente la gente, e per questo noi siamo nati, perché ognuno possa conoscere anzitutto quali sono i propri diritti e possa conoscere anche le azioni o le basi da muovere per difendersi eventualmente da queste azioni. Abbiamo lasciato la puntata scorsa in relazione ai pignoramenti o alle azioni esecutive che vengono mosse contro di noi e contro le aziende e l'imprenditore. L'imprenditore che produce ricchezza, che produce economia, spesso rischia e incorre in azioni e sanzioni che sono esecutive, e che riguardano i beni mobili appartenenti all'impresa o all'attività d'impresa, che per legge sono parzialmente pignorabili, e la proprietà immobiliare, in certi casi anche privata dell'imprenditore, a seconda del regime giuridico su cui si fonda l'azienda, quindi sia un SRL, sia un SPA. Allora, in questo caso serve organizzarsi per difendersi perché siamo in un periodo nel quale e in cui è necessario agire con la dovuta autorevolezza e determinazione nel caso in cui si agisce o qualcuno, l'ente impositore agisce in ragione di vizi procedurali che inficiano il procedimento. Occorre distinguere due fasi. Il procedimento esecutivo ha una fase esecutiva e amministrativa e una fase prettamente giudiziale in tribunale. Noi abbiamo difeso ultimamente un nostro associato, un nostro contribuente, un nostro cittadino. E lo abbiamo fatto con tutta la forza legale, giuridica e con tutta la veemenza necessaria, perché a un imprenditore era stata pignorata non solo la casa, quindi l'abitazione principale della propria famiglia, ma altresì i beni d'impresa. È un'anomalia, ma un'anomalia sistematica, perché non è concepibile ad un imprenditore pignorare il bene in cui vive e risiede la propria famiglia e nello stesso tempo pignorare l'azienda o eventualmente i beni da cui l'imprenditore trae o dovrebbe trarre ricchezza, frutti e beneficio anche per pagare le eventuali tasse. Allora, in quel caso noi cosa abbiamo fatto in sede giudiziaria? Noi abbiamo chiesto al magistrato, quindi all'autorità giudicante, abbiamo chiesto di pianificare un piano di rientro che permettesse all'imprenditore un graduale rientro delle tasse dovute, un abbattimento di quelle tasse che non erano dovute per vizi procedurali legati all'attività o comunque legati alle notifiche errate, legati a casi di decadenza. Quindi dall'abbattimento che abbiamo ottenuto della somma, così com'era nella sua interezza iniziale, al piano di rientro, questo ha permesso all'imprenditore di continuare a lavorare, continuare a produrre ricchezza, salvaguardare i sacrifici di una vita, quindi la casa, il bene che è più prezioso per gli italiani perché danno il senso di appartenenza, il senso alla famiglia. E quindi abbiamo salvato un nucleo produttivo economico, lo abbiamo salvato da quello che sarebbe sicuramente stato un altro fallimento non solo aziendale, e quindi non solo un fallimento, un caso sporadico.
sarebbe stato e avrebbe significato per tutti noi, per noi come associazione a difesa, e per l'intera società, per l'intero tessuto, avrebbe rappresentato, credetemi, un fallimento. Perché le aziende in Italia, le imprese, le piccole e medie imprese, vanno sostenute e noi ci battiamo per questo. Le tasse vanno pagate nel giusto ammontare, vanno pagate in relazione a ciò che l'imprenditore o l'impresa riesce a rateizzare, in ciò che l'impresa riesce a porre verso lo Stato. Perché non è una materia asettica, non si può chiedere, e in questo ci battiamo quotidianamente, in maniera asettica ad un imprenditore o a 100.000 imprese, piccole e medie imprese, in relazione al debito, se non vi è un pagamento entro 5 giorni, entro 10 giorni, entro un mese, noi procediamo con il pignoramento, perché vanno analizzate le singole situazioni, vanno analizzati, sintetizzati, schematizzati i disagi, quelli che possono essere le sofferenze, anche in relazione e soprattutto alla contingenza economica che sta vivendo il paese, la società e il sistema produttivo, e in relazione, in proporzione anche all'assenza di ossigeno finanziario che gli istituti di credito fanno. Quindi abbiamo in questo momento un quadro che si rappresenta in questo modo. Le banche non danno liquidità agli imprenditori per riuscire a rimettere in moto o a prendere ossigeno sull'attività economica e produttiva. Lo Stato, attraverso l'ente concessionario, quindi chiamato Equitalia, che chiede il rimborso delle proprie tasse. L'imprenditore impossibilitato a produrre una ricchezza tale da ottemperare al pagamento delle tasse e alla sopravvivenza della propria famiglia. Quindi, sono tre anelli, legati, saldamente legati tra loro, ma che non riescono ad avere una visuale, una prospettiva di rilancio. Questo non per responsabilità e colpa né dell'imprenditore né degli istituti di credito né della Equitalia, che del resto fanno anche il loro lavoro. Noi ci siamo sin dai primi giorni, sin dai primi attimi della nostra attività a difesa dei contribuenti, ci siamo posti a tutela della massa, perché riteniamo che in Italia, in questo momento, in questo particolare momento, molte persone hanno necessità di avere un sostegno, e il sostegno non va dato esclusivamente con l'attività legale. Il sostegno va dato anche e soprattutto con un'attività informativa profonda, chiara, semplice, netta, che metta nelle condizioni l'imprenditore, che metta nelle condizioni i contribuenti, tutti i cittadini italiani, di conoscere e di avere chiaro quello che si può prospettare in avanti. Prospettare in avanti significa, ricevendo una cartella di pagamento, un atto di intimazione, un atto di pignoramento, qualsiasi atto che sia esecutivo e propedeutico, come ho sempre detto e consigliato sin dalla prima puntata, non dovete mai sottovalutare, amici, gli atti che vi arrivano. Avete 30-60 giorni per impugnarli, ed è necessario e sufficiente che voi prestiate la dovuta attenzione a quelle cartelle che arrivano, e in ogni caso vi rivolgiate a un legale o a un professionista. Adicon, che è l'associazione a difesa dei contribuenti italiani, è presente a Roma, come in tutta Italia, in tutte le province d'Italia. Noi siamo a completa disposizione del contribuente, del cittadino. Continueremo a fare informazione e formazione. Vi saluto intanto e vi aspetto alla prossima puntata. Ci troviamo presso il Romix, il festival di fumetto, animazione, videogiochi e tanto altro che si tiene 2 volte l'anno a Roma. Come si sposa questa stupenda mania di indossare cosplay con la manifestazione qui in atto? Che mettiamo in scena quelli che sono i personaggi che più amiamo.
La passione per il cosplay porta dei giovani rappresentanti a realizzare dei costumi veramente suggestivi. Ragazzi, quanto è necessario faticare per realizzare costumi a questo livello? Quasi zero. Aspetta. Per questo qua pochissimo. Dunque, si tratta piuttosto di uno sforzo di fantasia. E, mia cara amica, quanta fantasia ci vuole per arrivare a questo? Soprattutto ci vuole la passione. Passione, fantasia e suggestione. Abbiamo qui un corsaro. Buonasera. È un piacere stare qui a Romix per la mia prima volta. Una prima volta sicuramente vincente per il nostro carissimo amico. La passione per il cosplay ha condotta questa amica al mio fianco a realizzare un costume veramente, veramente suggestivo. Grazie mille. Il mio personaggio si chiama Sona e viene dal videogioco League of Legends. E è stato realizzato l'abito da una sarta professionista, invece per quanto riguarda gli accessori, come ad esempio lo strumento, sono stata io ad occuparmi del prop making, quindi della realizzazione fisica dell'oggetto di scena. Al mio fianco c'è una giovane amica che è riuscita a realizzare un costume veramente leggendario. Io sono Sivi di League of Legends. È stato un percorso molto faticoso, ma alla fine i risultati si vedono e sono molto contenta di questo, appunto, di questo risultato. Ad un passo dalla soglia del padiglione dove si è tenuta la celebre gara di cosplay, tre ottimi rappresentanti di questa cultura. Ciao a tutti, sono Giorgia e faccio il cosplay di Misa di Death Note. Salve, io sono Gloria e faccio il cosplay di Nozomi Tojo versione Nevi di Love Live. Salve, sono Federico, faccio Light Yagami di Death Note. Oriente ed Occidente, con me tre cosplayer veramente, veramente appassionati. Ciao, sono Deborah, Kyoko Cosplay. Io sono Sara, Etto Etto Cosplay. Io sono William, Dry Corvinus Cosplay. Ho l'onore di avere accanto a me coloro che sono state selezionate per partecipare alla gara mondiale di cosplay. Ciao, sono Giulia e ho interpretato Shiva e non vedo l'ora di andare in Giappone e fare questa nuova esperienza. Ciao, io sono Tatiana e insieme a Giulia ho fatto Ridia dal famoso gioco di Final Fantasy e sono molto emozionata, ancora non ci credo che andremo a fare questa esperienza in Giappone. E noi facciamo tanti auguri a queste nostre care amiche.